No, vabbè, ragazzi, ti rendi conto che è effettivamente ricominciato il calciomercato quando Fabrizio Romano, con nonchalance, con un tweet, ti annuncia la prima, in realtà, no? Vera trattativa conclusa dell'anno, seppur non erano pochi giorni che ne sentivamo parlare, ma ripeto, dal momento in cui parla uno come Fabrizio Romano, è ovvio, ragazzi miei, che diventa tutto praticamente ufficiale. La Fiorentina ancora non lo ha ufficializzato, ma ormai sappiamo come funziona. Ebbene sì, Ikoné è un nuovo calciatore della Fiorentina. Arriva il primo rinforzo ufficiale per la Viola e in questo contenuto ovviamente ne voglio parlare a 360 gradi. Voglio farvi conoscere il profilo di questo calciatore che con il Lille ovviamente ha vinto il titolo, la Serie A. Continua a comprare da Lille a prezzi, a mio modo di vedere, anche abbastanza modici. Lo ha fatto il Milan con Maignan a prezzi abbastanza modici. Lo ha fatto il Napoli con Osimhen a prezzi non particolarmente modici. Lo ha fatto la Fiorentina. Vi saluto immediatamente, ciao e bella a tutti da me. Vi invito a lasciare, mi raccomando, mi piace su questo video per tornare a supportare anche i miei contenuti di calciomercato. Sicuramente ce ne saranno tante altre di trattative, quindi vi chiedo di supportare questi video con tanti mi piace. Mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Ma soprattutto, regà, lo continuo a ripetere perché resto basito. Io continuo a guardare le analytics e vedo che più del 40% di voi guarda i miei contenuti, ma non è iscritto al mio canale. Ragazzi, fate una fatica non indifferente perché ogni volta andate su YouTube a cercare il nome Gabbomen. Vi basta iscrivervi e attivare la campanella soprattutto, così restate sempre aggiornati e non appena pubblico vi arriva la notifica sul cellulare. Ragazzi, fidatevi e fatelo. È molto più conveniente. Mi fate pure contento. C'ho pure un secondo canale YouTube di calcio parallelo, questo è un terzo canale YouTube non di calcio, li trovate in descrizione o come sempre durante il video compariranno qui e potrete cliccare. Allora, devo essere onesto, si era inserita anche l'Inter in realtà, ma c'era anche qualche altro club di Serie A che stava provando, e non solo, a prendersi, ad accaparrarsi questo calciatore, perché a livello economico, secondo me, ragazzi, la spesa non è poi così, non è poi così pesante, no? Allora, si parla di un'operazione, e lo ha detto Fabrizio Romano, quindi ci credo, onestamente, me fido di Fabrizio Romano e di Di Marzio al 100%, difficilmente sbagliano, 15 milioni di euro ai francesi, più il 10% sulla futura rivendita. Per il calciatore è pronto un contratto di 5 anni. La Fiorentina ovviamente batte il primo colpo della Serie A. Parleremo delle caratteristiche tecniche e tattiche del calciatore, parleremo anche un po', di quello, no? Che è riuscito a fare questo ragazzo e di tante altre cose. In realtà voglio darvi anche una piccola chicca per il mercato di gennaio, perché sembra che la Fiorentina sia forte, fortissima, su un altro calciatore, su un altro attaccante di un'altra squadra italiana. E ve lo dico tra poco, quindi restate sintonizzati. Per chi non conosce Ikoné, l'ho già detto, ragazzi, è un calciatore giovane in realtà, no? Perché c'ha solo 23 anni, è classe 1998. Dice, che ruolo fa sto ragazzo? Perché la Fiorentina si è buttata sul calciatore? La Fiorentina si è resa conto che forse uno dei reparti che deve rinforzare è proprio la fase offensiva verso la destra, l'attacco a destra. Attualmente c'è José María Callejón, che tra alti e bassi, forse più bassi che alti, diciamo che non è che sta convincendo, no, a dovere. Motivo per cui la Fiorentina si è gettata a capofitto su un profilo di questo tipo. Ikoné, ragazzi, oltre ad essere giovane, è un calciatore ovviamente francese, in realtà è anche c'ha doppia nazionalità, se non sbaglio, perché è della Repubblica del Co è nato in Congo, se non ricordo male, ma vabbè, comunque cambia veramente poco, non è che è la nazionalità che fa la differenza. È un calciatore, come lo possiamo definire? Forse consono a quelle che sono le idee di gioco di italiano, ha tanti pregi, ma anche qualche difetto, che adesso andrò a dirvi. Non c'ho più la voce. Attaccante a destra, come stavo dicendo. È bravissimo in fase di dribbling, è bravissimo anche in fase di accelerazione, quindi è uno che, insomma, palla al piede, sa accelerare, sa cambiare direzione, sa dribblare gli avversari.
la peculiarità, diciamo, di questo attaccante esterno è che lui gioca a destra ma è un sinistro, quindi non è uno ovviamente che va al cross col piede destro, diciamo, ecco, gioca a parti invertite, è uno che deve accentrarsi per cercare di mettere palloni in mezzo o per provare ad andare al tiro. Io vi parlo anche dei numeri di questo attaccante, vi parlo degli attuali numeri in Ligue 1. Se uno guarda i numeri attuali dice sembra poca roba. Ligue 1 ha fatto 18 presenze finora e un gol. In Champions League ha fatto 5 presenze, un gol e 2 assist. Poi vabbè, c'ha le presenze, le coppe, le coppette, le nonne e le zie. Bisogna fare una piccola premessa. Prima di farvela però vi vado a leggere il rendimento complessivo del calciatore. C'ha 209 presenze in carriera finora, ha fatto 23 gol e 29 assist, quindi per le presenze che ha fatto, ovviamente ragazzi, capiamo subito che non è un attaccante esterno di quelli che segna delle valanghe clamorose dei gol, perché 200 presenze, ragazzi, non sono proprio pochissime, no? Però è uno che fa gol e assist allo stesso modo. È stato preso proprio per questo motivo, per l'imprevedibilità tecnica, ma anche tattica del calciatore. È uno che ti può inventare a livello di fantasia la giocata in qualsiasi momento, e forse sulla destra è proprio quello che sta mancando alla Fiorentina, è proprio quello che serve ad Italiano per aumentare appunto la fantasia dell'attacco e cercare di creare più occasioni da gol possibili. Un calciatore come lui, che ovviamente attualmente ha caratteristiche completamente diverse rispetto a Callejon, che inizia ad andare verso una certa età, può rinforzare non poco quel reparto. C'ha due punti deboli. Uno è il fisico. Scusatemi, stamattina non riesco a parlare. A livello fisico non è un'imponenza di quelle pazzesche. Se non sbaglio è alto 1,75 e soprattutto pesa una 65 di chili, quindi è molto molto leggero. A livello fisico, ecco, forse deve migliorare, deve migliorarsi per cercare di essere più resistente, e è uno che solitamente bada soprattutto alla fase offensiva. Sappiamo che Italiano chiede anche sacrificio, no? In zona difensiva da parte degli esterni alti d'attacco, quindi sono due diciamo situazioni che deve sicuramente andare a migliorare. Per il momento, come tutti gli attaccanti acerbi, no, giocatore da Lazio, è stato preso ovviamente per le caratteristiche offensive, è quello che attualmente interessa alla Fiorentina. Poi sul calciatore si può lavorare per cercare di farlo migliorare e farlo diventare praticamente l'esterno destro perfetto per Italiano. Situazione Vlahovic a parte, poi magari ne riparleremo in un video. Io credo che a gennaio l'idea dei commisso sia comunque di trattenere Vlahovic, di rinforzare ulteriormente questa Fiorentina per continuare a correre a mille per l'obiettivo Europa. Ragazzi, è inutile nascondersi, la Fiorentina attualmente è lì in zona europea e vorrebbe provare a ricentrare questo obiettivo, no? Mo che sia Conference, che sia Europa League o che sia Champions, mi pare abbastanza impossibile. Sarebbe un traguardo importantissimo. Non si esclude che possa, ragazzi, non sto scherzando, ragazzi, seppur lui è attaccatissimo alla fine al Cagliari, non si esclude che possa arrivare anche João Pedro a gennaio. Dice, ma stanno pieni di attaccanti, che ci devono fare? Lo stesso Iconé può fare anche la seconda punta, può fare tanti e tanti ruoli, no? Può essere di supporto ad una primavera punta. La Fiorentina, ragazzi, fa sul serio. C'è sta poco da fare, probabilmente vuole ulteriori garanzie nel reparto offensivo, è quello che gli ha chiesto Italiano. Questa che vi ho detto adesso è puramente un'indiscrezione, poi staremo a vedere se si realizzerà. Fatto sta che con Iconé comunque, ragazzi, aumenta il potenziale offensivo della Viola. Voto rapporto qualità-prezzo 15 milioni, 10% futura rivendita ok, ma secondo me, ragazzi, il rapporto qualità-prezzo è altissimo, è 9 su 10. Poi deve dimostrare ovviamente di valere, di essere un calciatore importante che può fare un ulteriore passo avanti. E caratteristiche tecniche del calciatore, ragazzi, ripeto, non è uno che segna tantissimo, mi piace però che fa sia gol che assist, no? Abbassa un po' il numero dei gol, però fa tanti assist, quindi la fantasia aumenta. E io gli do 7,5 sulla fiducia, ma potenzialmente può essere uno da 9. E alla Fiorentina credo che sia la vetrina migliore per dimostrare e per esaltare quelle che sono le sue caratteristiche. Vorrei sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, sotto iscrizione, contenuti consigliati. Alla prossima con un nuovo video. Hai capito la Fiorentina?